Si sono incontrati a Teramo le istituzioni abruzzesi, gli operatori economici e i vertici nazionali di Intesa San Paolo. L'istituto bancario ha recentemente aperto una linea di credito per i danneggiati dalle mareggiate di novembre. È stata l'occasione per ricordare che la grande sfida della ricostruzione sociale, economica e culturale non si può vincere da soli. Nel rispetto dei confini istituzionali, il rapporto tra pubblico e privato è fondamentale, così come può diventare significativo e rilevante il ruolo degli istituti bancari a fianco degli enti locali, dell'impresa e del terzo settore. Avete avuto un'idea, un gesto generoso di aiutare i territori colpiti da mareggiata? Sì, il gesto è sicuramente fa parte del DNA della banca. Quando il territorio o le comunità sono colpite è sicuramente un interesse primario dell'istituto venire incontro ai suoi clienti e anche ai non clienti. L'abbiamo fatto anche 2 anni prima quando ci fu il terremoto. Ricordo gli interventi che la banca ha fatto in quel caso per supportare i tanti clienti che hanno perduto la casa cancellando i mutui. E questo territorio ne ha beneficiato. Ad aprire i lavori a Teramo il presidente della provincia Diego Di Bonaventura, il governatore Marco Marsiglio e l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Mauro Febbo. Potremmo immaginare una nuova Banca del Sud? Ma una nuova Banca del Sud non lo può fare la Regione Abruzzo. Stiamo leggendo, abbiamo letto tra le righe che c'è questa riconversione della Banca Popolare di Bari proiettata verso questo indirizzo. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità alla Banca Popolare di Bari, che comunque oggi già fa un servizio per la Regione Abruzzo. Mettiamo a disposizione della banca quelle che sono le risorse europee e quindi possiamo progettare un qualcosa di importante. Credo che su questa linea c'è un confronto aperto e speriamo che si arrivi. Ripeto, non è una competenza regionale, ma comunque la Regione Abruzzo farà la sua parte. Secondo le stime dell'Istituto Tagliacarne, in Abruzzo nel 2018 l'attività economica è cresciuta moderatamente, ma sembra in fase di recupero rispetto agli ultimi anni, considerando che l'incremento del valore aggiunto è stato dell'1,5%. I risultati migliori si sono registrati tra le imprese con maggiore propensione all'export.